In onda do il buongiorno e il benvenuto a Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia. Buongiorno e benvenuta a Omnibus. Buongiorno, buongiorno a lei. Non ho ripetuto, l'avevo detto annunciando la sua presenza, Ministro di Italia Viva, quindi formazione renziana. È rimasto con noi Paolo Mieli. Ministro, le chiedo subito, visto che è arrivata questa notizia rimbalzata dal quotidiano spagnolo ABC, ci sarebbe stato nel 2010 un finanziamento di 3,5 milioni di euro consegnati con una valigetta al Movimento 5 Stelle, a Gianroberto Casaleggio, da parte del console italiano. Come ha un commento su questa notizia? Ma guardi, non commento notizie, diciamo, annunciate, non certe, sono credo... dal punto di vista del quotidiano spagnolo è certa, poi naturalmente no, è un quotidiano che diciamo, le dice. Da un punto di vista mio, come in particolare come ministro, non entro nell'ambito, diciamo, di un commento che nel caso deve essere, come dire, affrontato in altri contesti che eventualmente valutino la regolarità della cosa, l'effettivo essere accaduto, diciamo, di tutto questo. Io credo che oggi si possa, voglio dire, ragionare di altre questioni prioritarie per il paese. Certo, sono questioni che poi nel caso, voglio dire, verranno approfondite nelle sedi opportune, non è certo mio compito oggi farlo. Commentare. Naturalmente lei dice concentriamoci su altro, è reduce dal aver incassato, anche se la parola è brutta, però comunque il Family Act, quindi immagino con soddisfazione. Sì, diciamo che non l'ho incassato io credo che sia un risultato importante per l'Italia, perché dice che finalmente l'Italia concretamente si è dotata di una progettualità integrata di politiche familiari, di sostegno alle famiglie, fatto di un sostegno economico fattivo, l'assegno universale per tutti i figli, ma è collocato in una più ampia strategia, sostegno all'educazione, quindi sostegno alle spese educative sostenute dalle famiglie, incentivo importante e significativo al lavoro femminile. Anche questo è uno degli elementi, tra l'altro, entrati come una grande priorità anche nel dibattito dagli Stati Generali, ed è una delle strategie anche della politica europea. Congedi parentali con responsabilità nei confronti, diciamo, dei padri e delle madri, con maggior impegno anche da parte dei padri, e tutto un capitolo sulle politiche rivolte ai giovani e alle giovani coppie per attivare il loro percorso iniziale di vita, anche questo con grande sinergia con la prospettiva europea. Quindi ripartiamo dalle famiglie, ma non semplicemente a sostegno, ma con un investimento fattivo che riconosce l'assegno arriverà con facilità a tutti quelli a cui deve arrivare, o avrà gli stessi inconvenienti che comunque caratterizzano anche per problemi dell'INPS, ormai innegabili, la cassa integrazione, per esempio? No, guardi, la scelta di introdurre l'assegno universale per tutti i figli, con questo approccio anche all'universalità, cioè il per tutti, va innanzitutto nell'ottica della semplificazione e dell'efficacia delle misure a sostegno delle famiglie. Andrà a tutti, sarà attivo con i decreti attuativi una volta che verrà approvata la legge delega, quindi parliamo mi auguro, gennaio 2021. Dovrà essere una forma semplice che va direttamente tutti i mesi nelle tasche e nelle famiglie italiane, per tutte le famiglie. Noi sappiamo che oggi solo i lavoratori dipendenti e solo alcune categorie ricevono dei contributi fattivi per i figli, per esempio gli incapienti non hanno nemmeno il tema delle detrazioni per i figli a carico, quindi davvero un'universalità ampia, semplice, efficace, in modo tale che tutti abbiano più di quello che oggi stanno ricevendo. Allora, Paolo Mieli, c'è una parola che naturalmente nel caso della famiglia sono tutte politiche importantissime, però la parola universalità in generale per le politiche che sono state messe in campo adesso, data l'emergenza economica, presenta anche alcuni rischi.
Alcuni sono stati evidenziati nelle scorse settimane da Sabino Cassese, oggi Angelo Panebianco, parlando degli stati generali, dice forse non è soltanto una passerella mediatica, ma in realtà c'è il rischio che serva a dare qualcosa a tutti. Adesso non sto facendo una critica al provvedimento sulle famiglie, ho preso questa parola però per dire se si vede una tendenza di questo tipo, è uno dei rischi. La difficoltà di scegliere, ma non so se c'è una domanda per... È normale che si veda, certo un governo si segnala quando è capace di fare delle scelte, di dire dei sì o dei no. Anche io ho l'impressione che in questa stagione si corre il rischio di dire beh diamo qualcosa a questo, qualcosa a quello, poi il bonus... monopattino, e poi quello per le vacanze, e poi a su e giù, e alla fine si fa un altro bel debito molto molto consistente per delle cose che non avranno effetto, rischiano di non avere effetto per la ripresa. Secondo me la ripresa è fatta anche di scelte, e a me piacerebbe anche dalla ministra, dicesse guardate questo sì, ma questo no. Ecco, sentire dei no, forse troppo presto perché il paese è ferito, però sentire dei no significa che allora i sì sono seri, se no a buttar via i soldi sono capaci tutti, buttar via i soldi intendo, lo dico scherzosamente, diciamo a fare delle regalie a questo e a quel settore, insomma sì. Cioè, quel giorno che sentirò un ministro dire guarda, questo no, no e no. Sentiamo se c'è un no che la ministra Bonetti si sente di dire, se, insomma, se comunque cosa ne pensa di queste critiche, adesso qui le abbiamo sentite da Paolo Mieli, però insomma diversi osservatori hanno indicato i rischi e devo dire anche la curiosa prima giornata degli Stati Generali, dico curiosa perché è stata una giornata in cui tutti gli ospiti, al di là poi del, diciamo, del video che è stato fatto ieri che ha creato qualche così, fatto alzare qualche sopracciglio anche all'interno della maggioranza, non so se la regia lo può mandare di sottofondo, il video di Conte che diciamo, evidenziava più i complimenti, ma in realtà tutti hanno detto negli interventi, il Presidente della Commissione Europea, Lagarde, lo stesso Gentiloni, tutti hanno messo in guardia l'Italia dal non fare le riforme, dal non avere attenzione al debito. Ecco, c'è qualche no che pensa debba arrivare o che Italia Viva nella sua delegazione al governo potrebbe dire? Innanzitutto mi lasci dire che io credo che per troppi anni il no è stato detto a delle politiche familiari di stabilità e di prospettive, che quindi oggi il sì a queste politiche sia invece un sì importante. E l'elemento dell'universalità nell'ambito delle politiche familiari mi permetto di dire che invece è un elemento cardine che decide di, diciamo, in modo netto e nitido da che parte stiamo andando. Mettere un approccio di universalità nell'ambito delle politiche familiari riconoscendo il valore di tutti i bambini. No, ma infatti quella era la premessa, prendo una parola, sì, ma l'ho sono detto. D'accordo. Significa ovviamente scegliere che noi andiamo a investire lì diciamo l'incentivo nell'ambito delle risorse, ed è una politica di stabilità che nell'ambito di chi fa politiche serie anche di approccio demografico, di incentivo demografico, definisce una linea chiara. Tra l'altro noi l'abbiamo... Però c'è un limite, mi scusi, un limite nel reddito, perché quando al tempo del governo Renzi, quando fu istituito il bonus per i diciottenni, che era, appunto, aveva una caratteristica di universalità, questo fu oggetto di polemiche, perché il bonus per i diciottenni per acquistare i libri andava anche a diciottenni di famiglie dove problemi economici a comprare dei libri o degli altri supporti non c'erano. Allora, i bambini e i giovani sono un valore, questo lo diamo, è un tema di esperienza di cittadinanza. Il contributo che le famiglie danno alla socialità e alla società e all'economia attraverso la crescita dei figli è universale. È evidente che verrà calmierato l'assegno sulla base del contesto familiare, ma questa è la distinzione tra le politiche familiari che incentivano demografia, protagonismo delle giovani generazioni, protagonismo delle donne,
donne dalle politiche sociali. Le due si devono integrare, ovviamente, ma non devono sostituirsi, perché altrimenti non si fanno politiche familiari. La Francia ne è l'esempio. La Francia ha un approccio di universalità calmierato e la Francia infatti ha risultati altissimi di impiego femminile e anche di natalità. Per quanto riguarda i no che dobbiamo dire, io credo che il no principale oggi che la politica debba dire, che il governo debba dire, è un no alla retorica, un no alle parole che non abbiano poi quella concretezza fattiva di traduzione. Quindi noi oggi stiamo dando ambito ad una progettualità, è chiaro che nella progettualità integrata si devono scegliere delle direzioni e ogni volta che si sceglie una direzione se ne sceglie una e se ne esclude un'altra. Oggi decidiamo di investire nelle famiglie, decidiamo di investire nel lavoro femminile, decidiamo di investire in innovazione tecnologica, decidiamo di investire nei cantieri che finalmente vanno riaperti. Quando arriva il sì al MES secondo lei? E ci si può permettere o no? Arrivi presto, perché il tema anche qui. Prima, ecco, diciamo così, il tema non è il MES è uno strumento. Vabbè. Diciamo sì a una politica sanitaria di incentivo, di riforma sulla ricerca, sì a chiedere quel particolare fondo, lei ha capito la domanda, ovviamente. Io credo che ovviamente sia necessario farlo e che sarà lo strumento attraverso il quale daremo corpo alla quando arriva, quando sanitario deve essere. Quando? E quando non lo decidiamo noi adesso qui, non lo decido adesso io, ci sono gli stati generali, alla fine degli stati generali ci sarà un passaggio parlamentare di dibattito anche rispetto al progetto che dagli stati generali emergerà. Una volta che verrà individuata la progettualità si vedrà che serviranno delle risorse, quelle risorse in modo efficace io credo che dovranno essere trovate anche nell'utilizzo del MES. Non so se Paolo Mieli è soddisfatto dai sì e dai no. Capisco che gli stati generali anche a questo servono, perché gli stati generali durano fino a domenica e quindi quantomeno fino a domenica non potremo chiedere al ministro né a nessun altro ministro, e per questo io suggerivo di farli lunghi 3-4 settimane gli stati generali, perché servono ad ascoltare la Feder Casalinghe, la Feder Pesca, la Feder Su, la Feder Giù, ma anche a dire dopo, prima ascoltiamo tutti loro e poi diremo se diremo sia il MES. Sto scherzando ovviamente, ma per dire che esiste anche una questione di tempi e che capisco benissimo che bisogna aspettare che i 5 Stelle si convincano a fare questo dietrofront, però tutto questo prender tempo. Voglio ricordare che in Germania, quella sì che è una coalizione, hanno impiegato 21 ore per scrivere un documento puntuale di 15 cartelle, non 150, e sono passati alla fase esecutiva. Insomma, forse poi siccome noi stiamo sempre lì a dire vogliamo la solidarietà, dov'è i paesi nordici, i paesi frugali, ci diano dei soldi, ma se rinviamo le nostre scelte sempre, insomma, vabbè, però adesso forse, secondo lei, ministro, quando si passa alla fase esecutiva, quando si comincia a vedere un cronoprogramma di quelli che alla data uno può chiedere? Beh, mi lasci dire che intanto per quanto riguarda le politiche familiari lo abbiamo già definito, giovedì l'abbiamo approvato. Io credo che il fatto che si sia ripartiti dopo il lockdown dall'approvare la prima riforma strutturale integrata per le politiche familiari e l'incentivo al lavoro femminile, credo sia un segno di concretezza e di progettualità. Mi aspetto che gli stati generali in realtà dureranno non un'eternità, ci sarà necessariamente dopo una rielaborazione del governo un dibattito parlamentare. Il cronoprogramma, noi abbiamo detto che già rispetto al contesto europeo in autunno, tra settembre e ottobre, vorremmo arrivare con il nostro progetto anche da offrire all'Europa. L'Europa, devo dire, ma entro giugno Europa, bisogna fare il piano nazionale delle riforme. Scusi ministro, il piano nazionale delle riforme che andava fatto ad aprile è slittato a giugno, quindi non è che si arriva fino a settembre. Lì qualcosa bisognerà scrivere anche per accedere, per dare insomma l'impressione che anche le raccomandazioni dell'Europa sono state ascoltate per accedere ai fondi. Io immagino, quindi, se non altro
giugno, mancano ancora 15 giorni. Dovremo ovviamente aver completato questo primo programma che avevamo in realtà rimandato, ma semplicemente nell'ottica che quando abbiamo fatto il decreto rilancio abbiamo scritto il DEF, ma la parte poi della progettualità più puntuale è in elaborazione in queste giornate, la stiamo costruendo. Gli stati generali rappresentano uno dei passi attraverso i quali verrà ricostruita, ma ovviamente entro il mese di giugno, i primi di luglio, si arriverà ad una definizione puntuale del... Primi di luglio. Allora, Paolo Mieli, in questo libro L'Italia di Mussolini in 50 ritratti, c'è dalla galleria un ritratto, due ritratti che ci dicono qualcosa di oggi? Questi paragoni con dei personaggi o con dei momenti non si possono fare. Se proprio tiriamo la corda, un momento del regime fascista che assomiglia a quello attuale è quello finale, fra il 38 e il 39. Nel senso che Mussolini si pavoneggiava di fronte all'Europa dicendo tutta l'Europa mi apprezza perché è uscito dalla conferenza di Monaco, sempre nel 38, sono il grande mediatore, sono un personaggio, tutti mi invidiano, tutti mi copiano, sono pronto, e faceva discorsi bellicosi. Le nostre strutture militari e non facevano schifo. Per cui quando poi Hitler o l'Europa ci prese in parola e Hitler dichiarò la guerra, noi come prima cosa, ma questo lo facciamo sempre, rimandammo, dicendo noi stiamo fuori. E quando sembrò nel giugno del 40 che Hitler quella guerra la stesse vincendo, entrammo precipitosamente e facemmo una figura fra le peggiori della nostra storia, nel senso che aggredimmo la Grecia inutilmente, voglio dire, ovviamente non è la seconda parte, certo, che è simile, ma è la prima. Attenti a questa cosa. Allora, alla fine degli anni 30 non c'era nessuno che lo diceva: guardate che questo paese è fragile, questo paese ha delle infrastrutture che non esistono, soprattutto sotto il profilo militare. Noi qui modestamente lo diciamo, state attenti, tutti questi pavoneggiamenti, ho visto il filmato, penso che il governo debba restare, sia chiaro. Penso che casomai si voterà e si voterà la primavera prossima, però un freno al pavoneggiamento e soprattutto a questa fiume di complimenti che si fanno da soli, tutti ci copiano, solo c'è un vice ministro russo che ha detto che anche lì tutti li copiano. Sentiamo se è d'accordo con quest'ultimo, non a parte il richiamo della storia, ma insomma se c'è qualche pavoneggiamento di troppo. Non lei, ministra, ministro, non lei. Lei non è pavona. Parliamo di chi guida. Ma guardi, io credo che noi dobbiamo tutti essere consapevoli della situazione in cui l'Italia si trova, anche quando diciamo il valore straordinario, le potenzialità straordinarie che ha il nostro paese, dobbiamo farlo e lo facciamo consapevoli anche delle fragilità che lo rappresentano, fragilità di sistema, ecco perché riteniamo davvero che non sia più rimandabile una stagione di concretezza, di riforme, di semplificazione delle procedure. Ci sono pavoneggiamenti di troppo o no? Ci sono pavoneggiamenti di troppo o no? No, io guardi, sui pavoneggiamenti di troppo in questo momento vedo un governo che, spero che questo verrà messo in campo, che si è messo a disposizione nel dire allora noi ascoltiamo e ci siamo, altri voglio dire possono, si può leggere lo stesso fatto in due modi, io le dico come lo leggo io, ma più che come lo leggo qual è l'impegno mio e di Italia Viva dentro il governo. No, questo è chiaro, l'abbiamo visto con il piatto della famiglia, non abbiamo più tempo, la ringrazio molto. Ringrazio Paolo Mieli, a domani Omnibus, linea Andrea Pancani, Coffee Break.